Zanichelli, simulazioni di fisica. Dinamo a disco di Faraday o ruota di Barlow. Disco metallico di raggio A che ruota a velocità angolare costante, immerso in un campo B costante e uniforme. Un circuito con una resistenza è collegato tra il centro e il bordo del disco. A regime c'è una situazione di equilibrio in cui gli elettroni di conduzione del disco rimangono fermi sotto l'azione delle varie forze che agiscono su di loro. C'è da ricavare l'equazione della forza centripeta in funzione della distanza R dal centro e l'espressione del campo elettrico sempre in funzione di R. Uno dei termini del campo elettrico è trascurabile. Dopo averlo eliminato, c'è da fare il grafico della forza elettrica in funzione alla distanza dal centro e calcolare il lavoro della forza elettrica quando sposta un elettrone dal centro fino al bordo del disco. E poi c'è da calcolare la FEM indotta con il disco di Barlow. Infine c'è da calcolare la FEM indotta in un altro modo, e cioè con la legge dell'induzione elettromagnetica attraverso la variazione di area di questo circuito mentre il disco ruota. Le due espressioni della FEM, siccome saranno uguali, sono una verifica della validità della legge dell'induzione elettromagnetica nel caso di una linea chiusa deformabile nel tempo. Io seguo un approccio mio personale un po' diverso dalla scaletta indicata nel testo. Nei circuiti in cui si crea una FEM a causa dell'induzione elettromagnetica, a volte ci sono delle parti mobili, a volte no. L'induzione elettromagnetica infatti può essere generata anche senza che nessuna parte del circuito si muova. Se però, come in questo caso, c'è qualche cosa che si muove, il disco che ruota, allora la forza elettromotrice indotta si può interpretare come causata dalla forza di Lorentz sui portatori di carica che si trovano all'interno del circuito, in questo caso nel disco, e che si muovono perché trascinati dalla rotazione del disco. Quindi in generale ogni volta che c'è una parte mobile in un circuito ci sono elettroni o portatori di carica che vengono trascinati con una certa velocità e di conseguenza subiscono la forza di Lorentz. Poi questa forza di Lorentz viene interpretata come forza elettrica e quindi significa che è nato un campo elettromotore indotto. Campo elettromotore che ha delle proprietà non conservative, cioè ha delle proprietà rotazionali e la sua circuitazione da farsi lungo il circuito quindi è diversa da zero e rappresenta la forza elettromotrice indotta. Sviluppiamo tutto il procedimento dettagliato. Il disco ruota in senso orario ed è pieno di elettroni di conduzione negativi che però io, come al solito, considero come portatori convenzionali di carica positiva, in pratica come se fossero elettroni positivi. Consideriamo questi portatori di carica disposti, quelli che sono disposti lungo questo raggio. Si muovono tutti con velocità verso destra, velocità lineari crescenti con la distanza dal centro, secondo questa formula omega r, che lega la velocità lineare alla velocità angolare. Ruotano tutti con la stessa velocità angolare, ma essendo a diverse distanze dal centro, quelli più distanti hanno una maggiore velocità lineare, come indicato in questo disegno. Prendiamone uno a distanza r, subisce la forza magnetica di Lorentz. Poniamo il pollice sulla velocità verso destra, l'indice a uscire perché rappresenta il campo B e la forza di Lorentz va verso il basso, è qui disegnato in rosso. Il suo modulo vale QVB, ma V è omega R e quindi questa espressione qua. La interpretiamo come forza elettrica, perciò il campo elettromotore indotto che nasce lungo questo raggio è rivolto verso il basso e vale omega RB. Questo campo elettromotore è rotazionale. Infatti, se andiamo a calcolare la circuitazione di questo campo lungo il circuito, quindi lungo questa linea convenzionalmente orientata in senso antiorario, troviamo la forza elettromotrice indotta, che infatti per definizione è il lavoro per unità di carica del campo elettromotore, lavoro da immaginarsi quando la carica fa un giro completo e ritorna al punto di partenza circolando lungo il circuito. Perciò la forza elettromotrice, lavoro per unità di carica, coincide con la circuitazione del campo elettromotore, che ha un segno positivo perché il campo elettromotore va verso il basso e quindi va nello stesso verso convenzionale positivo che abbiamo scelto per il circuito. L'integrale va fatto su tutto il circuito, ma in pratica si riduce soltanto
al tratto del raggio da A verso O, perché solo in quel tratto c'è il campo elettromotore, nel resto del circuito invece non c'è. Svolgendo questo integrale calcoliamo la FEM che assume questa espressione qua, dove A è il raggio del disco. Questo campo elettromotore spinge i portatori di carica convenzionalmente positivi dal bordo del disco verso il centro, li fa accumulare al centro, dove quindi abbiamo un accumulo di carica positiva, e li sottrae al bordo dove c'è un accumulo di carica negativa, quindi una carenza di portatori positivi. Naturalmente quello che accade in realtà a livello microscopico è il contrario, perché nel disco non ci sono, nel disco metallico non ci sono portatori di carica positivi, ma negativi, sono gli elettroni di conduzione che vengono spostati nel verso contrario, e cioè dal centro, dove vengono a mancare elettroni di conduzione, fino alla periferia, cioè sul bordo dove si accumulano questi elettroni di conduzione. Comunque torniamo alla visualizzazione convenzionale con le cariche positive anziché negative che si muovono e vengono spinte verso il centro. Questa separazione di cariche crea un campo elettrostatico che è diverso dal campo elettromotore indotto. Infatti il campo elettrostatico va nel verso opposto, va dal centro verso il bordo, a differenza del campo elettromotore che va dal bordo verso il centro. Il motivo è che il campo elettrostatico è sempre rivolto dalle concentrazioni di carica positiva, quindi dove il potenziale è maggiore, alle concentrazioni di carica negativa, dove il potenziale elettrostatico è minore. Ricordiamo anche che il concetto di potenziale elettrostatico non avrebbe senso attribuirlo al campo elettromotore, perché il campo elettromotore non è conservativo, cioè ha proprietà di rotazionalità. Invece l'unico campo che è veramente conservativo e irrotazionale è il campo elettrostatico, quindi è l'unico per il quale si può definire il potenziale elettrostatico e quindi la differenza di potenziale. Quindi la differenza di potenziale è un concetto collegato unicamente al campo elettrostatico. E il campo elettrostatico si può immaginare come generato dalla differenza di potenziale VO-VA, dove O è il centro, VO il potenziale al centro, meno VA che è il potenziale sul bordo del disco. Questa dunque è la situazione con due campi elettrici, elettromotore dal bordo verso il centro e elettrostatico dal centro verso il bordo. Questi due campi elettrici, vedremo tra poco, che sono della stessa intensità, quindi uguali e contrari, a meno di un termine trascurabile che li differenzia. Il modo più semplice di calcolare questo termine trascurabile, che rende i moduli di questi due campi elettrici appena diversi, è di porsi nel sistema di riferimento rotante non inerziale, cioè porsi sul disco. In questo sistema rotante non inerziale nasce, è presente la forza centrifuga che agisce sui singoli portatori di carica che io considero sempre convenzionalmente positivi e li spinge verso l'esterno. Dunque questi portatori di carica sono sottoposti a tre forze: la forza elettrica del campo elettromotore che è rivolta verso il centro, e rivolte verso l'esterno la forza elettrostatica e la forza centrifuga. In condizioni di equilibrio la forza elettrica del campo elettromotore è uguale opposta alle altre due messe insieme e la risultante delle forze sul portatore di carica è zero. Così in pratica il portatore di carica può scorrere a velocità costante per il primo principio di Newton, principio di inerzia, può correre lungo il circuito e passare attraverso la resistenza R che sta qua. Di queste tre forze la forza centrifuga sarà quella trascurabile rispetto alle altre due. Andiamo a sostituire le espressioni delle tre forze. In particolare la forza centrifuga è la massa del portatore di carica, in pratica la massa dell'elettrone come se fosse positivo, per l'accelerazione centrifuga, e così possiamo ricavare il campo elettrostatico che è uguale al campo elettromotore indotto meno la forza centrifuga per unità di carica. Tra poco vedremo che questo termine è del tutto trascurabile perché molti ordini di grandezza più piccolo rispetto agli altri, e in particolare rispetto al campo elettromotore indotto E. La stessa relazione si trova anche mettendosi a guardare non dall'interno del disco rotante, ma dal sistema inerziale esterno, dove effettivamente il disco si vede ruotare, mentre invece dal punto di vista precedente il disco si vedeva fermo.
In questo sistema di riferimento inerziale la forza centrifuga non c'è, ma c'è la forza centripeta che tiene praticamente in orbita circolare il portatore di carica a distanza r dal centro. Questa forza centripeta è data dalla somma algebrica, quindi dalla differenza tra queste due forze che agiscono su di lui, una verso l'esterno, una verso l'interno, che sono le stesse forze di prima, la forza elettrostatica e la forza del campo elettromotore indotto. Quindi scriviamo la seconda legge di Newton del moto, forza totale uguale ma, dove l'accelerazione abbiamo detto che è quella centripeta, e alla fine otteniamo la stessa espressione di prima. In pratica questa relazione significa che il campo elettromotore indotto è un po' più forte del campo elettrostatico, perché se fossero ugualmente intensi, a causa della rotazione del disco, il portatore di carica andrebbe di modo rettilineo uniforme allontanandosi dal centro. Invece deve rimanere alla stessa distanza dal centro, e questo comporta che questa forza è un po' più grande di quest'altra. Infine, la stessa espressione si poteva trovare anche senza introdurre il campo elettromotore indotto, ma lasciando semplicemente la forza di Lorentz come l'avevamo calcolata all'inizio, cioè senza interpretarla come forza elettrica. Questo in pratica è il procedimento suggerito dal testo del problema, che parla di azione del campo magnetico, quindi parla di forza di Lorentz, e quindi se procediamo con la seconda legge del moto di Newton come prima, facendo la risultante di queste due forze uguale m per l'accelerazione centripeta e poi sostituendo alle forze le loro espressioni, otteniamo la stessa espressione, la stessa relazione finale di prima per il campo elettrostatico, che è uguale al campo elettromotore, qui è espressamente indicato con E, che ha l'espressione omega RB, meno la forza centripeta per unità di carica. Per dimostrare che questo secondo termine è trascurabile, si possono calcolare i due termini separatamente, sono termini variabili con la distanza dal centro. Qua per esempio il calcolo si può fare sul bordo ponendo R uguale A, qui ho scritto B, però in realtà questo è A, è il raggio del disco, è lo stesso di qua. Oppure si può procedere in un modo più comodo, che è quello di raccogliere omega R tra questi due termini e dimostrare che questo termine è trascurabile rispetto al campo B. Infatti, immaginando portatori di carica identici ad elettroni, solo con il segno positivo, questo termine, il calcolo è fatto qua e vale un nano tesla, che è del tutto trascurabile rispetto a 0,80 tesla, che è il campo B del problema. Qui c'è il calcolo con le unità di misura per far vedere che il risultato del calcolo viene in tesla. Infatti i radianti lo togliamo, essendo una unità di misura fittizia, quindi chilogrammi su coulomb secondo, moltiplichiamo e dividiamo per metro e per secondo, in modo da far uscire il newton, chilogrammo per metro diviso secondo al quadrato. Rimane questo metro qua e questo secondo, poi coulomb al secondo fa ampere, quindi newton e su questo è l'ampere, su ampere per metro, tesla. In conclusione, trascurando questo termine, che è dell'ordine di un miliardo di volte più piccolo di quest'altro, il campo elettrostatico assume la stessa espressione del campo elettromotore indotto, e cioè omega RB, come indicato qua. E la differenza di potenziale associata al campo elettrostatico, differenza di potenziale che si viene a creare fra il centro e il bordo del disco, vale delta V uguale campo elettrostatico per il raggio del disco. Attenzione che il campo elettrostatico in realtà è variabile con la distanza dal centro, infatti cresce allontanandosi dal centro, e quindi per calcolare questa differenza di potenziale delta V dobbiamo considerare il campo elettrostatico valor medio, in pratica la media aritmetica tra il valore del campo elettrostatico al centro, che è 0, e il valore del campo elettrostatico sul bordo, che vale omega AB. Il calcolo è indicato qua. Per calcolare delta V bisogna prendere il valore medio del campo elettrostatico e moltiplicarlo per il raggio, e alla fine si ottiene questa espressione. Da un punto di vista più matematico, bisognerebbe integrare questa espressione lungo il raggio, da O fino ad A. E si ottiene la stessa espressione per delta V.
Tornando al testo del problema, si dice che gli elettroni di conduzione si muovono rispetto al disco e ciò determina un campo elettrico E di reazione. Gli elettroni infatti si muovono, gli elettroni, i portatori di carica positivi per me, si muovono verso il basso sotto l'azione della forza di Lorentz e ciò significa che si accumulano al centro producendo questo campo elettrico di reazione che secondo me il testo intende il campo elettrostatico di reazione perché questo campo elettrostatico rivolto verso l'esterno impedisce ulteriori accumuli di cariche positive al centro perché respinge indietro il campo elettrostatico ulteriori arrivi di cariche positive, cioè di portatori positivi, facendo raggiungere una situazione di equilibrio in cui gli elettroni sono fermi rispetto al disco. Questo secondo me in realtà non è del tutto vero, altrimenti non circolerebbe nessuna corrente elettrica in questo circuito. Se fosse, come dice il testo, che gli elettroni verrebbero bloccati, cioè i portatori di carica positivi per me, se è vero che verrebbero fermati dalla forza elettrostatica. Secondo me invece, pur essendo nulla la risultante delle forze su questi portatori di carica, proseguono a velocità costante lungo il raggio e chiudono il circuito facendo passare la corrente elettrica nella resistenza. Il passaggio di portatori di carica si bloccherebbe, secondo me, se il circuito venisse aperto esattamente qui al centro e sul bordo. In questo caso, all'equilibrio, gli elettroni sarebbero fermi rispetto al disco. Per il resto ho seguito le richieste scritte qua, analizzando la forza di Lorentz e la forza elettrostatica, che insieme forniscono la forza centripeta, e ricavando l'espressione del campo elettrico, che secondo me qui si intende il campo elettrostatico, questa espressione qua, e poi dimostrando che uno dei termini di quell'espressione è senz'altro trascurabile. Questo è il termine trascurabile come abbiamo visto prima.